Ok ragazzi, siamo qui con Micole Disegni, una delle pioniere delle MMA italiane femminili. Innanzitutto raccontaci un pochino gli inizi della tua carriera. Sappiamo che comunque le MMA sono uno sport che è tacciato di pregiudizi di maschilismo, eccetera, eccetera. Hai trovato queste difficoltà quando ti sei avvicinato a questo sport? Io ho iniziato a fare MMA venendo da una carriera di modella tatuata, quindi all'inizio non sono stata presa molto sul serio. Mi dicevano che facevo MMA solo per farmi le foto con la faccia brutta, con la faccia cattiva, e insomma pensavano tutti che l'avrei fatto più per posing che per altro. Quando ho cominciato c'erano poche donne in Italia, quindi mi ritrovavo a fare sempre con le stesse. Per questo poi dopo ho pensato di iniziare una carriera da dilettante con i mondiali IMMAF. Quindi mi sono trovata nel 2014, c'è stato il primo mondiale IMMAF a Las Vegas e ho deciso di partecipare. In semifinale mi sono trovata contro Amanda Ribas, adesso credo sia in top 5 in UFC, e lì ho preso il primo pugno capendo, ah ecco, ok, questo è un cazzotto coi guantini. Quell'anno ho preso un bronzo e poi ho deciso di tornare l'anno dopo, ho deciso insomma a prendere l'oro a tutti i costi. E lì mi hanno un po' deriso, mi hanno detto vabbè, comunque hai iniziato MMA da un annetto, 2 anni, insomma che stai facendo, non ti montare troppo la testa. E io ho detto no, forse non avete capito, io vado là e vinco. E sono andata là e ho vinto. Quindi quando sono tornata a casa con l'oro, diciamo ci hanno creduto un po' di più in me. Poco dopo è arrivata l'offerta del contratto per passare professionista con UFC, mi hanno offerto un contratto da 4 match. E quindi diciamo in palestra sono stata considerata un atleta a tutti gli effetti, non maschio, non femmina, atleta. Mi piace molto il termine atleta perché è gender neutral. Quindi insomma sono stata diciamo accolta con estrema serietà dai miei compagni di squadra, da un po' di dubbi dall'ambiente circostante, ma questi dubbi insomma vincendo match dopo match l'ho messi a tacere. Ok, e riguardo il maschilismo così sono leggende diciamo? No, non sono leggende. Ah, no? No, oggettivamente è uno sport dove ci sono più uomini che donne, quindi è difficile trovare sparring donne, è difficile organizzare le situazioni, sei sempre il peso più leggero in palestra, quindi diciamo sei l'impiccio, sei il round inutile, sei il round di recupero, quindi c'è non tanto maschilismo, ma c'è un'oggettiva difficoltà a essere una donna, a essere un peso leggero, e quindi per quanto puoi competere ad alto livello, un uomo dilettante del tuo stesso peso comunque ti fa più male. Quindi comunque devi selezionare accuratamente gli sparring a seconda di che disciplina devi fare, negli sparring in piedi devi stare molto attenta. E quindi diciamo il maschilismo è più fisico, nel senso che un maschio si impone molto più facilmente di una donna. Però insomma con tanta buona volontà, dedizione e impegno riesci a trovare anche qualcuno con cui allenarti bene, che insomma non è prepotente, non si sente insomma sminuito o demascolinizzato se lo finalizzi. Capita soprattutto con le persone più inesperte che magari davanti al coach non vogliono fare la figuraccia. Quindi magari mentre si allenano con me o li proietto, o magari difendono fortissimo, mi proiettano molto forte, o se magari a me entra uno o due messo bene mi mettono il cazzottone. In realtà con i ragazzi qui non succede quasi mai perché sono tutti molto esperti e guidati molto bene. Però mi è capitato girando per palestre, ho girato per tante palestre per trovare donne con cui allenarmi, e inevitabilmente ti trovi anche a girare con dei ragazzi. Mi è capitato a Londra, mi sono trovata con un dilettante che ha pensato di mettermi gomitate saltate in testa, mi ha presa gomitate fortissimo, mi sono girata verso i coach, ho fatto non mi serve che un uomo di 70 kg lungo 2 metri mi prenda a gomitate, perché quello che può succedere al mio match non è che un ragazzo così alto salti in testa e mi tiri, per quanto con le gomitiere dei colpi così forti, così inutili, che io sto pronta a fare un lavoro di lotta, quindi è normale che lui ha più accesso allo striking. Quindi ecco, diciamo un po' di difficoltà dal punto di vista tecnico organizzativo degli allenamenti e un po' di pregiudizi, non tanto da chi fa MMA ma da chi ruota nel mondo delle MMA, perché gli match delle donne non sono divertenti da vedere, non fanno i KO perché abbiamo le mani piccole, quindi c'è un'incidenza di KO più bassa, e all'inizio effettivamente i primi match femminili in UFC erano proprio molto, c'era una grossa disparità tra la qualità dei match femminili e la qualità dei match maschili. Mentre adesso comunque il livello si sta alzando tantissimo, quindi vediamo una Weil Zhang contro Johanna che fanno un match epico come Robbie Lawler contro McDonald, insomma dei match da Hall of Fame sia femminili sia maschili. Quindi penso che adesso con
insomma, con le fighter d'alto livello che stanno arrivando, non ci sarà più questa disparità. E mentre per il lato lavorativo, diciamo, sei riuscita comunque a farlo diventare un lavoro, diventare la tua occupazione principale questo, quanto è stato difficile anche questo partendo, diciamo, da zero? Ma in realtà io non avrei mai pensato di fare la fighter professionista. Io facevo la modella, lavoravo in studi di tatuaggio, avevo, insomma, lavoravo in 3-4 studi a Roma, quindi avevo le mie entrate, i miei guadagni e tutto. Quindi quando ho deciso di passare dal modeling a combattere, ho ricevuto un sacco di commenti tipo: ma vabbè, ma ti vuoi rompere la faccia, ti vuoi rompere, diciamo, lo strumento con cui lavori per il fighting? E io, sì, perché alla fine combattere è una cosa che mi ha dato molto più senso alla mia vita, mi ha fatto essere orgogliosa di me, mi ha dato una disciplina, mi ha dato veramente un senso alla vita. Quindi insomma, è stato un passaggio molto fluido, è stata una cosa che ho sentito dentro. Durante il mondiale IMAF, l'anno che ho vinto, ho detto: ma mi piacerebbe fare questo tutta la vita. Effettivamente questa cosa mi piace proprio tanto, quindi perché non ho iniziato prima? E tutto il tempo che non ho passato facendo questa cosa l'ho sprecato, quindi non ho intenzione di sprecare nessun altro minuto della mia vita senza fare questo sport. Che te a che età hai iniziato? Ho iniziato a 24-25 anni, ero grande, era assurdo che io pensassi a una carriera agonistica. Nessun atleta pensa di poter cominciare a quest'età, invece ho cominciato senza grosse pretese, ho iniziato a vincere, vincendo, insomma, sono arrivate le opportunità che mi hanno permesso poi di farne una carriera, insomma. Facendo un sacco di sacrifici, immagino, eh? Facendo un sacco di sacrifici, non solo economici, anche se dal punto di vista economico il mio viaggiare negli Stati Uniti, il dover vivere lì per un periodo, andare a Londra, dovermi spostare comunque per aumentare la qualità dei miei allenamenti e il numero di sparring partner più che la qualità, è stato pesante. È molto pesante a livello di solitudine, perché comunque avere un team è un discorso, avere degli amici, avere un gruppo che ti supporta è un discorso, doverlo fare da sola è un altro. Essendo una donna sono sempre un po' più sola degli altri, un po' più isolata. Quindi in America, anche se dal punto di vista economico era più faticosa come cosa, avevo un sistema di supporto maggiore, avevo più donne, avevamo un gruppo, comunque eravamo io vivevo alla Jackson Wink ad Albuquerque, dove c'erano 40 posti letto, quindi c'erano almeno 40 fighter venuti dall'estero, ma probabilmente un centinaio, perché anche altri dormivano in altri posti. Quindi quando hai tanta gente che come te ha viaggiato per fare questa cosa, sei molto più gruppo, si va a cena tutti insieme in un posto dove quelli che hanno il match possono mangiare, si va a ballare ma non si fa tardi, sei responsabile anche degli altri. Quindi questa cosa ti dà un focus maggiore, ti aiuta a concentrarti meglio, ti dà anche più challenge, ti dà voglia di sfidarti con gli amici a chi fa meglio, ti dà un tipo di supporto durante il camp che invece quando sei da solo a volte ti senti crollare, insomma, ti senti molto solo. E a me l'unico dolore, diciamo, che mi ha dato questo sport è stata la solitudine. Una volta imparata a gestire la solitudine con i miei teammates, con un sistema di supporto che funziona, anche quello poi passa. Qual è stato in questo percorso il tuo più grande alleato? Se una persona, o il senso di collettività, o te stessa anche, che non ha mollato nei momenti in cui si poteva mollare? Sai, io sono 15 anni che mi alleno con Lorenzo Borgomeo e il gruppo che c'è qua, Aurora, è un nucleo che è il nucleo storico, diciamo, Riccardo Carfagna, Carlo Pederzoli, Mauro Cerilli, è un gruppo di persone che si allenano insieme da tanti anni. Quindi quando ero all'estero, diciamo, Lorenzo mi ha dato tanta forza e tanto aiuto, perché quando sei in una palestra all'estero ti si filano e non ti si filano. Hanno 50 fighter in UFC, tu sei l'ultimo arrivato, quindi avere un coach che mi seguiva, che mi aiutava, che a volte è venuto anche a vedere i miei sparring o aiutarmi per dei match all'estero è stato fondamentale. Adesso il gruppo è la mia forza, mi sento che, insomma, avere un team così grande, così numeroso, e avere delle fighter che, vedendo una palestra che funziona così bene, vengono ad aiutarmi, per me è fondamentale. Mi sono trovata a legare molto con Manuela Marconetto, con la quale abbiamo una storia molto simile, sono andata a Londra a allenarmi con lei, lei è venuta qui a allenarsi, ho un ottimo rapporto con Gillian Robertson, che è venuta ad aiutarmi per un camp, e ci sentiamo, insomma, molto spesso. Diciamo, il mio network di donne fighter per me è fondamentale, anche donne di altri sport come Maria Cecchi nel pugilato, come Gloria Peritore nella kickboxing, sono degli aiuti fondamentali, Serena Gabrielli nel jiu-jitsu. Sono fortunata, c'è anche Mara Borella che adesso ha iniziato la sua carriera da coach, quindi diciamo c'è un bel gruppo di donne che stanno portando avanti questo sport, e per me è
è la colonna principale del, insomma, dei miei successi. Per quanto riguarda invece te, hai fatto un percorso da modella a fighter di MMA. Adesso invece si vede il percorso inverso, no? Molte fighter diventano modelle. Come vedi questo fenomeno, diciamo? Meglio morta che su OnlyFans. Sai, cioè, io ho fatto la modella per tanti anni e ho deciso che quel mondo non mi piaceva più proprio nel momento in cui le mie colleghe viravano verso OnlyFans. Diciamo, poco dopo che io ho deciso di allontanarmi da quell'ambiente è partita questa grossa moda di OnlyFans. E nulla, nessun giudizio, nulla in contrario per tutte le mie colleghe che scelgono questa strada. Capisco che sia un ottimo modo di remunerare. Mi rendo conto che nel nostro lavoro è difficile, non guadagniamo tanti soldi per combattere, ne spendiamo molti, quindi, per carità, scelte personali. Io vengo da un percorso inverso e non ho nessuna intenzione di fare passi indietro. Voglio essere conosciuta per quello che faccio dentro la gabbia e per nessun altro motivo, quindi all in. Ok. Sei in una fase di una carriera, diciamo, dove andrai piano piano ad avvicinarti al ritiro. Ci stai pensando al ritiro? Non ho nessuna intenzione di ritirarmi prima di aver vinto la cintura del Cage Warriors. Quindi una volta che avrò sulla spalla, anzi, intorno alla vita, la cintura del Cage Warriors, valuteremo che cosa fare. Ma per ora quello è il mio obiettivo, quindi non voglio pensare al dopo, voglio pensare soltanto alla strada che mi porterà verso quella cintura. E poi ci pensiamo, se mai dovesse arrivare il giorno, spero che arriverà più in là possibile, perché spero di combattere ancora per un bel po' di anni. Vorrei comunque rimanere nell'ambiente, vorrei occuparmi, insomma, a livello manageriale di altri fighter, vorrei fare la coach, vorrei fare la commentatrice, vorrei occuparmi delle interviste, insomma spero di rimanere sempre nell'ambiente dello sport che amo più della mia vita. Ok. E quindi l'obiettivo principale è la cintura di Cage Warriors. L'obiettivo numero uno è la cintura di Cage Warriors. L'obiettivo numero uno è il 29 luglio, è fare la guerra il 29 luglio. Dopo di ciò cerchiamo di andare per la cintura. Un'ultima domanda. Immaginati di avere di fronte una ragazza di 18-20 anni che vuole intraprendere questo percorso. Che cosa gli consiglieresti? Cambia strada. Non farlo, cambia strada. Ma serio? Sì. Perché? Perché è una vita tosta, perché è una vita di fatica, di dolore, di solitudine, quindi ti deve proprio andare, non è uno sport per tutti. Se una ragazza mi ascolta, se gli dico non lo fare, vuol dire non era lo sport per lei. Se ti dicono non lo fare, lo fai lo stesso, allora tanto di cappello. Ma non è roba per tutti, non è detto che ti vada, non è detto che te la senti di arrivare fino in fondo. C'è gente che fa due gare da dilettanti e fa... No, non è per me, li vedi mentre combattono che non c'è quella scintilla dentro, sono in pochi che ce l'hanno. Ci sono anche tanti fighter che sono vigliacchi e te ne accorgi da come combattono. Sono in pochi quelli che ce l'hanno veramente dentro, ma se ce l'hai veramente dentro è un fuoco che ti si mangia, quindi devi combattere. Cioè io penso che combattere sia un po' tipo una religione, senti una chiamata da dentro, senti un bisogno che non puoi ignorare. Quindi se già mi vieni a chiedere a me che cosa devi fare, vuol dire c'hai dei dubbi. Non me lo chiedere perché ti dico non lo fare. Spero di scoraggiarti se me lo chiedi, ma se non me lo chiedi o se me lo chiedi e non mi ascolti, ti do una mano. Bellissima sta chiusura così, proprio da video motivazionale. Se me lo chiedi e non ti ascolti, ti do una mano, ci sta. No, perché poi torna tutto, c'è una logica bellissima, sì. Sta cosa. Sì, sì, sì. Ma è uno sport pericoloso, cioè comunque parliamo di uno sport pericoloso dove ci si fa male, quindi io non ti posso consigliare, fai una carriera tranquilla che non ti succede niente, il naso non te lo rompi. A me è andata bene perché le poche fratture che ho, più che altro c'è la cartilagine che ha ceduto, il naso mi è rimasto normale, ma io non ti posso dire che al primo match non ti rovini con una gomitata, non prendi un pugno, non ti rimane un bozzo, rischi di perdere la vista, rischi di perdere la vita. Noi sul contratto scriviamo, cioè abbiamo scritto che questo sport è a rischio della vita e scarichi tutte le responsabilità di un promotero di un evento, rischi la vita, rischi concussioni, rischi rimanere scemo, rischi danni permanenti, fratture, anche soltanto dei tagli che ti rovinano il viso. Non a tutti va, ma se ti va, rimboccati le maniche e fallo. E te, tornando indietro, risceglieresti questo percorso? 1000%, sì, non c'è nient'altro nella vita che vorrei fare. Ho cercato tante volte la mia strada, ma questa è la mia strada, cioè me lo sono sentita dentro, sentivo bisogno di fare questo, non sapevo che cosa fosse questo bisogno. Quando ho lottato la prima volta ho detto ma
che cosa ho fatto tutta la mia vita senza questo? Che stavo facendo? E lì non ho più smesso. Lì non ho più smesso. Quando ho preso il primo pugno ho fatto wow, ok, ancora.